Benvenuti all'Accademia Albertina di Torino. Ci troviamo nella Sala Azzurra per intraprendere insieme un breve viaggio nella storia attraverso i tesori della nostra biblioteca che conta più di 5.000 volumi. Sperando di vedervi presto dal vivo, vogliamo offrirvi un piccolo assaggio dei nostri bibliotour, con i quali abbiamo toccato argomenti come l'anatomia artistica, Francesco Bonin, la donna nell'arte, in compagnia della nostra bravissima bibliotecaria Barbara Stavielli, che ci mostrerà solo alcune delle opere preziose che l'Accademia Albertina custodisce. I bibliotour di Barbara Stavielli sono molto conosciuti nell'ambito della nostra Accademia, ma anche nell'ambito nazionale e internazionale. E noi siamo fieri di avere una collaboratrice così preparata e così appassionata che è in grado di far conoscere una parte non tanto conosciuta come appunto quella della nostra biblioteca a tutti gli appassionati. Quindi brava Barbara e buoni bibliotour per il futuro. Grazie Presidente, sono lieta di compiere questo brevissimo viaggio insieme alla scoperta delle antiche origini della nostra istituzione e attraverso i tesori della biblioteca. Libri, documenti, disegni antichi. Ovviamente i guanti bianchi sono d'obbligo per movimentare opere così preziose e documenti così antichi. Ma non solo, faremo un viaggio attraverso l'arte e quindi daremo un volto ai personaggi di questo racconto attraverso pitture conservate qui in Pinacoteca o nel nostro territorio. Insomma, un viaggio tra suoni, immagini e parole, tra le pagine della storia. Iniziamo subito questo viaggio da un personaggio femminile, per noi molto importante, Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. Colei che fondò nel 1678 l'Accademia dei Pittori, Scultori e Architetti, su modello dell'Accademia Reale di Parigi, strumento utile allo Stato come fucina d'artisti, capace di celebrare l'immagine sabauda. La nostra storia prosegue con il figlio di Maria Giovanna Battista, Vittorio Amedeo II, che qui viene ritratto ad opera di una donna pittrice, la Clementina, colui che redige gli statuti del 1716, suddivisi in ben 19 articoli. Tra gli articoli più importanti vediamo insieme il numero 7, dove si legge, e dovete fidarvi di me, che per entrare nella Reale Accademia bisognava avere l'età di 20 anni e avere casa in Torino. Una ristrettezza, se vogliamo, geografica, ma invece una grande apertura nei confronti delle donne e delle signore che travagliano di pittura. Potevano essere ammesse all'Accademia attraverso il dono di una loro opera. Ancora Vittorio Amedeo III, che nel 1778 costituisce la Reale Accademia di Pittura e Scultura sotto la direzione di Lorenzo Péchet. Nei regolamenti del 1778 colpisce l'antiporta del Porporati. Sottili simbologie si nascondono dietro questa allegoria. E vi invitiamo a scoprirli dal vivo nei nostri tour. Facciamo ora un balzo nel 1800 con i regolamenti della Reale Accademia del 1825. L'antiporta presenta una splendida litografia dell'allievo Francesco Gonin, o Gonin che dir si voglia. Pensate che entrò all'età di solo 12 anni nella nostra Accademia. E anche qui strane creature mollemente adagiate su troni improvvisati che aleggiano nel cielo o si confondono nello sfondo. Ma lasciamo un po' di mistero in attesa di sfogliare questi libri insieme.
Francesco Gonin è a tutti noto per le illustrazioni dei Promessi Sposi del Manzoni nell'edizione del 1840. Ed è proprio a Francesco che dobbiamo l'iconografia di personaggi entrati ormai nel nostro immaginario. O per gli affreschi della sala d'aspetto reale di Porta Nuova del 1864. Nelle sue memorie leggiamo: dipingo a buon fresco tre quadri rappresentanti l'acqua, la terra e il fuoco, nella sala d'aspetto di prima classe alla stazione di Porta Nuova di Torino. I bozzetti di questi quadri furono eseguiti alla villa di Massimo D'Azeglio, colui che gli presentò appunto il Manzoni. Ma forse non tutti sanno che l'Accademia Albertina conserva un pregevole disegno di questo antico allievo. Andiamo a svelarlo insieme. Endimione e Diana, datato al 1827. L'opera è una testimonianza della vocazione didattica della nostra Pinacoteca, nella quale gli allievi, ieri come oggi, disegnavano e dipingevano davanti alle opere d'arte antiche, come la bellissima tela del Viani. A me, Afrodite, pare davvero bellissimo, specialmente quando dorme, e lui, nell'abbandono del sonno, spira quel suo alito d'ambrosia. Allora io, senza fare rumore, scendo giù, avanzo in punta di piedi perché non si svegli e si turbi e, lo sai, muoio d'amore.